Dopo aver letto la nota informativa di Google e aver accettato i termini e le condizioni per l'uso dei servizi, comprese le norme sulla privacy, dovrò creare una nuova password, diversa da quella che ho usato per il primo accesso. Una password affidabile e sicura deve essere costituita da almeno 8 caratteri alfanumerici e deve contenere caratteri speciali come @ o chiocciola oppure asterisco. Una buona password potrebbe essere questa: lettera maiuscola, due numeri, lettera minuscola, due numeri, asterisco, lettera maiuscola. Nel creare una password affidabile è buona norma non usare dati associati all'utente, come il compleanno, il proprio nome utente, il nome di familiari e amici o più in generale parole. È inoltre consigliabile cambiare la password ogni 6 mesi come minimo. Fatta questa precisazione, creiamo la nostra password a prova di hacker e la digitiamo nello spazio apposito. Una prima volta nel riquadro Crea password e una seconda volta nel riquadro Conferma password. Clicchiamo sul tasto Cambia password. Il browser, cioè il programma che usiamo per navigare in internet, potrebbe chiederci, come in questo caso, di salvare la password. Possiamo farlo se stiamo usando il nostro PC personale. È assolutamente sconsigliato se invece utilizziamo il PC della scuola o altra macchina diversa dalla nostra. A questo punto, per poter accedere alla G Suite for Education, selezionerò Gmail in alto a destra. Mi trovo ora nell'ambiente di Gmail istituzionale, che mi dà il benvenuto, perché questo è il mio primo accesso. Cliccherò su Avanti. Mi viene chiesto di scegliere una visualizzazione. Per non complicarmi ulteriormente la vita, selezionerò la visualizzazione predefinita, cliccando su OK. Posizionando il cursore in alto a destra e cliccando sull'icona del mio account istituzionale, verificherò di trovarmi davvero nello spazio della mail della scuola. A questo punto siamo pronti per entrare nel magico mondo della G Suite for Education, ma in realtà ci siamo già. Non è uno scherzo, perché Gmail non è altro che uno dei servizi disponibili nella G Suite. Per esplorare e sperimentare gli altri è molto semplice, basterà posizionare il cursore in alto a destra sull'immagine a 9 pallini vicino all'icona identificativa del nostro account istituzionale. Ci apparirà una finestra scorrevole in cui possiamo trovare tutti i servizi disponibili nella G Suite for Education. Alcuni li conosciamo già, per esempio Gmail, il servizio di posta elettronica, oppure Drive, uno spazio per l'archiviazione e la condivisione di documenti di vario tipo. Lo strumento di G Suite for Education, che potrà rivelarsi molto utile per la didattica a distanza, è senza dubbio Google Classroom, un'aula virtuale in cui è possibile davvero fare molte cose interessanti. Ma questo sarà l'argomento di un altro appassionante video tutorial. Last but not least, se voglio usare lo stesso browser o programma per navigare in internet anche per l'account della scuola, dovrò procedere in questo modo: aprire il browser in questione, selezionare Accedi in alto a destra e cliccare sull'icona identificativa del mio account. Dovrò selezionare l'opzione Aggiungi un altro account e poi Utilizza un altro account. Negli spazi appositi digiterò prima lo username
della scuola, formato da nome, cognome, punto di, chiocciola, liceo, enricomedi, punto, education. Poi la password, non quella che mi è stata fornita dalla segreteria didattica per il primo accesso, ma quella personale che ho creato subito dopo il primo accesso. Cliccherò di nuovo sull'icona in alto a destra e nel menu a tendina selezionerò l'account istituzionale. That's all, folks.